Camminare nelle tenebre significa pensare di essere nella luce. Chi pensa di essere nella luce sta camminando nelle tenebre. Chi pensa di essere arrivato non è neanche partito. Chi pensa di sapere tutto non sa niente. Chi pensa di sapere dove andare, chi pensa che tutto è chiaro, chi pensa di non avere peccato, chi pensa di essere a posto, chi pensa di non aver bisogno di Dio, chi pensa di non aver bisogno del suo amore, della sua misericordia, della sua bontà, ecco chi è nelle tenebre. E allora come facciamo ad accettare di non sapere tutto? Come facciamo a riconoscere che ci manca qualcosa? Come facciamo a scoprire che dobbiamo ancora tanto camminare? L'unico modo è avere la luce. E la luce, dice Gesù, sono io. Solamente quando segui Gesù ti rendi conto che non sei ancora arrivato. Solamente quando segui Gesù ti rendi conto che non hai ancora capito tutto dalla vita. Solamente quando segui Gesù ti rendi conto che la tua vita è anche nel peccato. Solamente quando segui Gesù ti rendi conto che hai bisogno di Lui, che non sai tutto, che l'amore non l'hai ancora capito. Cosa significa amare? Non lo sai ancora. Hai bisogno di seguirlo e quando lo segui te ne rendi conto perché vedi come Lui vive, vedi che sentimenti ha nel cuore, vedi come parla, vedi come giudica, vedi come pensa e dici: ma io non sono ancora neanche arrivato lì, non sono neanche partito. Solamente dietro Gesù questo lo capirai e non sei più nella tenebra, perché ormai sei nella luce, perché sai chi sei, sai di ciò di cui hai bisogno, sai che senza Dio non vai da nessuna parte e allora sei nella luce. Ecco, vedete, questo è importantissimo, perché di persone che sanno tutto ne abbiamo tantissime intorno a noi, forse siamo anche noi stessi di persone che pensano di essere arrivate. Di persone che pensano di non aver bisogno di Dio, di persone che pensano che comunque alla fine la loro vita va bene. Non va bene. Solamente in Cristo ci rendiamo conto che abbiamo ancora tanto da camminare. Solamente in Cristo ci rendiamo conto che abbiamo ancora tanti passi da fare per vivere l'amore, per vivere la misericordia, per vivere quella bontà che solamente Cristo ci sa indicare. Quanto facciamo fatica a essere umili, quanto facciamo fatica a essere miti. E solamente stato dietro a Lui ci rendiamo conto cosa significa l'umiltà vera, la mitezza vera. E allora capiamo, mamma mia, quanti passi devo fare ancora. E non sono più nella tenebra quando dico questo, ma fino a quando non me ne renderò conto, sono e cammino nella tenebra. E invece Gesù dice: chi mi segue avrà la luce della vita. E cos'è quindi la luce della vita? È scoprire a che punto sono, senza maschere, senza filtri, quello che sono. A Dio è importante che io mi riconosca per quello che sono, non che faccia finta di. Perché Gesù mi guarda veramente per quello che sono fino in fondo. Io posso mettere maschere, io posso far finta di essere altro davanti agli altri, ma davanti a Dio non mi posso nascondere. Lui sa qual è il mio cuore, sa cosa vivo, sa cosa, come mi comporto. E allora colui che segue Gesù finalmente capisce chi è, ha la luce della vita, ha la luce sulla sua vita. E allora comincerà a seguirlo con un'altra attitudine. Comincerà a dire, non come gli scribi farisei, ma tu chi sei? Ma dice, tu sei quello che devo seguire. E non mi dimentico di te, non mi ricordo solamente la domenica, me ne ricordo ogni giorno, ogni ora, ogni secondo, perché senza di te non posso vivere, dirò al Signore. E lo seguirò dovunque andrà, perché senza di Lui sarò in quella tenebra e ritornerò a me stesso, penserò di essere a posto e non cambierà mai nulla nella mia vita. Perché Lui è colui che è perfetto, noi siamo sempre in cammino. E se ci rendiamo conto di esserlo, allora ecco che giorno dopo giorno cambieremo e saremo sempre in questa conversione permanente in cerca di un vero amore,
in cerca del vero amore, quello della nostra vita, quello della nostra attitudine, quello dei nostri pensieri, dei nostri giudizi. E smetteremo di volerci male, smetteremo di giudicarci, smetteremo di arrabbiarci gli uni con gli altri, smetteremo di farci guerra, perché solamente nella sua luce scopriremo cosa significa camminare nell'amore.